Mi diceva, il mister mi ha detto: Nico, tu sei fortissimo, hai un futuro. Io dicevo io, ma tutti gli allenatori dicono così quando ti vogliono mandare via. Stavo scherzando. Allora, Vai, vai. Stai bene, mister? bene, tu? Bene, bene, bene. Ma sbaglio se dimagrito? Sì, da ieri che faccio la dieta. Solo che è dura perché io mangio, sto Dani, se sei in riposando. ascolto, se sei in ascolto, ha detto che fa la dieta da ieri. Da ieri? No, bene, ti devo dire, bene, dai, sto bene. Cioè, è dura perché a me piace pasticciare, però dai. Ma devi andare anche un po' a correre, se no come fai, scusa. Lo so, il problema è che infatti in questo mese e mezzo sono ingrassato. Anche io il tapirulan, queste robe non ce l'ho in casa, quindi devo aspettare che usciamo. Vabbè, vai fuori, giri intorno a casa. Lo so, ma è complicato. Poi c'ho le due bimbe, non vale, viste, qui in No, alloggio in oramai. casa. È dura. Oramai sei diventato serio, quindi devi comportarti a modo, Eh sì, eh. Allora, mister, ti voglio parlare della nazionale un po'. Dimmi, dai. A parte la carriera che tu eri il mio idolo, quindi ti ho visto tutti i tuoi gol, ti ho sempre seguito alla Samp con Vialli, lo scudetto che abbiamo vinto, io dico abbiamo perché anch'io ho tifato. Poi dopo ci siamo trovati alla Lazio, abbiamo giocato insieme, che comunque è un mio sogno, no? Abbiamo vinto la Coppa, quindi grande traguardo, no? Perché comunque la Lazio non aveva mai vinto la Coppa. Grande emozione, abbiamo perso lo scudetto l'ultima giornata. Poi dopo se... Vabbè, meritavamo di vincere anche lo scudetto quell'anno, perché comunque eravamo uno squadrone, dai. Abbiamo perso quelle due partite insieme. Lo so, però io, purtroppo è andata così, però ci siamo divertiti, no? Sì, quello sì, quello sì, quello sempre. È una squadra fortissima. Poi dopo sono andato all'Inter e dopo qualche anno sei venuto lì e lì comunque Esatto. hai cominciato il tuo percorso da allenatore vincendo scudetti. No, vabbè, avevo iniziato la Lazio, poi lì è chiaro, è stato, insomma, mi ha vinto il campionato, due campionati, tre campionati, cioè aveva vinto la Coppa, quindi ha iniziato un po' a costruire la squadra che poi ha vinto, cioè praticamente ha vinto tutto per 7-8 anni, 9 anni, quindi sono stato un piacere. Poi, quando sei andato al City, può essere, cioè, raccontami cioè, vincere il campionato in Inghilterra è difficile, no? Lo vinceva sempre lo United 9 volte su 10, no? Quindi, il City, se andate al City, costruire una squadra per vincere non è facile, no? Raccontami quando hai vinto quel campionato lì all'ultimo minuto con gol di Agüero. No, intanto sono arrivato al City, il City non vinceva il campionato da 50 anni, e stavano iniziando a investire con bravi giocatori, ma non avevamo una grandissima squadra ancora. Quindi. E poi, insomma, lì lo United dominava Manchester da sempre praticamente, e c'era all'Old Trafford, c'era tutte le volte che lo United giocava in casa, un bandierone attaccato dai tifosi che ogni anno mettevano gli anni in cui il City non vinceva niente. E Sì. allora si è arrivati lì a mettere gli eroni, abbiamo detto così. E poi dopo un anno, io sono andato che era novembre, abbiamo rischiato di andare in Champions League, si è arrivati quinti con lo spareggio con la partita dell'ultima giornata col Tottenham. Poi di lì in poi abbiamo iniziato, l'anno dopo siamo arrivati, mi sembra secondi a pari punti o terzi, secondi o terzi, e abbiamo vinto la Coppa d'Inghilterra e poi dopo abbiamo vinto il campionato, che è stato strepitoso, perché vincere il campionato inglese, la Premier League, è un campionato difficilissimo, durissimo, perché poi giochi la Premier, giochi l'FA Cup, giochi la Coppa di Lega, cioè ci sono Mille tantissime partite. partite, 1.000 partite senza sosta praticamente, perché non riposi assolutamente mai. Quando sei a Natale ci sono quattro partite in 10 giorni, quindi giochi io quasi ogni 2 giorni. Quindi diventa durissimo. Abbiamo dominato il campionato e poi siamo arrivati a un certo punto della stagione che siamo un po' calati, abbiamo fatto un paio di pareggi e una sconfitta. Lo United ci è passato davanti, ci siamo trovati in un attimo da più 4 a meno 8. Mamma Quindi mia. siamo trovati a meno 8 a 7 giornate dalla fine, così, e sembrava
sembrava finita. E invece di lì in poi abbiamo fatto una rimonta incredibile, avevamo lo scontro diretto da giocare, e loro hanno perso qualche punto che solitamente non perdono, però recuperare 8 punti allo United in 6 giornate, una cosa Tantissimo. strepitosa. E poi l'ultima partita che fu veramente pazzesca, perché comunque ne parlavo oggi con Andrea Refante, cioè no, se tu la rivedi al 91esimo e 30 secondi, stavamo perdendo 2-1. Incredibile. Quindi cioè era una partita che era stradominata, purtroppo, però sono quelle partite che non riesci a far gol e ci siamo trovati sotto 2-1 senza motivazione, però poi alla fine. Insomma, Guerrero è stato bravissimo a fare un gol su una scivolata di Mario che gli ha dato una palla, ma era finita la partita, quindi. Però è un campionato che abbiamo meritato, insomma, l'aveva dominato, non sarebbe stato giusto, quindi è stata un'esperienza bellissima, bellissima perché il campionato inglese è veramente bello. È il più duro di tutti, vero? È durissimo, Perché comunque durissimo. vanno tutti a 2000, vanno, è una roba assurda, incredibile. Beh, i giocatori si allenano tutti a 2000, anche negli allenamenti, li fanno a 2000 all'ora. L'allenamento deve essere un po' più corto di quelli che facciamo noi, sai? Infatti loro all'inizio un po' di difficoltà quando abbiamo iniziato a fare un po' di tatti, quindi l'allenamento durava un po' di più. Però gli allenamenti li fanno veramente al massimo, quindi loro arrivano alla partita che sono preparati a far questo. Poi non si No, fermano mai. no, ma la roba quando vedi le partite, anche se vai a giocare a Crystal Palace, che può essere ultimo, o il Watford, rischi di prendere No, 3-4 gol, ti spaccano in due, è una roba incredibile. tutte le partite, cioè ovunque tu vada, c'è il rischio che se non la prendi bene la partita rischi di perdere. Adesso ci sono 4-5 squadre che sono nettamente più forti, quindi, però quando c'eravamo noi 2013, 2012, così, il campionato era un po' più equilibrato perché c'era il Manchester United che era la squadra più forte. E poi dopo il Chelsea e poi il resto era insomma equilibrato, quindi ogni partita era una guerra, cioè, quindi Sì, diventava veramente difficile, è veramente tosto il campionato, però è bello per tutto quello che c'è. sono d'accordo. Poi dopo alla fine sei arrivato alla nazionale italiana e penso, ma io, lo pensano tutti, che hai portato la nazionale italiana dove dovrebbe essere, perché per un bel po' di anni è stata una nazionale un po' disastrosa, no? Tu sei arrivato, secondo me sei stato non bravo, di più fenomenale, perché comunque hai rifatto innamorare gli italiani della nazionale. Perché quando ogni anno io ti scrivo, io la nazionale non la guardavo più nemmeno io, perché comunque non mi piaceva e non mi divertivo. E tutti la o quasi tutti comunque la pensavano come me. Ora, in questo anno e mezzo che sei qua, quanto è? 2 anni? Un anno e mezzo? Quasi 2 anni, 2 anni. mi sembra. Tutti quanti sono tornato a guardare la nazionale, ti ho scritto anche un po' di mesi fa, dopo tanto tempo ho visto giocare bene la nazionale a livello di qualità, di gioco, non di vincere la partita, perché quella tutti possono vincere una partita, proprio a giocare a calcio con i giocatori di qualità e giocare un bel calcio. E questo è solo merito tuo. Vabbè, questo ci fa piacere, era quello che volevamo fare, merito mio, ma merito dei giocatori che comunque hanno creduto, cioè, insomma, quello che era successo prima della Russia era stato un po' difficile da digerire, però purtroppo anche possono accadere queste cose, te lo sai meglio di me, ci sono delle volte che le cose vanno male, anche quando hai una squadra forte può capitare che tu perdi una partita decisiva, quindi, però chiaramente per noi non andare al Mondiale è stato veramente un momento Disastro. difficile. Ecco, quindi sono stati bravi ragazzi che hanno creduto comunque di poter fare qualcosa di diverso, qualcosa che magari non si era mai fatto prima, nonostante abbiamo avuto delle nazionali fortissime che hanno vinto mondiali, quindi insomma noi ancora non abbiamo fatto niente a questo livello, però il fatto di aver vinto tante partite, che comunque è vero, certe squadre erano più deboli, però vincerle con continuità e come abbiamo fatto noi, credo sia stata una bella cosa e per questo insomma ci fa piacere. No, io ti dico una cosa, quante partite ha vinto? 14 di fila? 15, 14. No, abbiamo fatto
Mi sembra 11 o 12, 12 Ecco, forse. guarda, se non 11. sei una nazionale forte, non le vinci. Perché io ho giocato alla No. nazionale, tu lo sai come andare fuori casa. È dura vincere fuori casa, perché comunque tutti vanno a 2000, tutti giocano per il loro paese. È difficilissimo vincere 10, 12, 13 minuti di fila giocando un bel calcio. Ma non si vede da nessuna parte. Forse la Germania 4-5 anni fa aveva fatto una roba No, del genere. beh, la Spagna anche, insomma, la Spagna l'ha fatto, no? No, no, questo è vero, cioè, per vincere comunque devi avere concentrazione, devi avere qualità di gioco, devi avere comunque, cioè, una buona mentalità, è quello che siamo riusciti a costruire nell'ultimo anno, anno e mezzo, perché comunque abbiamo provato a prendere i giocatori più bravi tecnicamente, e quindi per Però questa fare un calcio. è una cosa tua, perché tu sei un allenatore che piace giocare a calcio, hai sempre giocato a calcio anche per le tue caratteristiche, quindi però non tutti vanno a prendere o vanno a convocare un Zaniolo che non ha ancora esordito in Serie A, perché non è una nazionale così che uno dice vabbè, è bravo, lo convochiamo, ma quando tu sei nella nazionale italiana, tu sai cosa vuol dire la nazionale italiana, tu devi andare a vincere i mondiali, convocare un giocatore che non aveva nemmeno esordito in Serie A, non lo fa quasi nessuno. E ha preso delle critiche e ora sono saltate tutte sul pullman a No. dire è fortissimo, aveva ragione. Ci vuole comunque personalità, che tu hai coraggio, perché no. Sì, ma Zaniolo l'abbiamo visto, l'abbiamo seguito. È chiaro che a quel tempo era giovane, perché noi l'abbiamo seguito durante l'Europeo Under 19 e lui ci aveva giocato veramente bene. Si vedeva che aveva qualità. Poi se andate a vedere un po' la sua scheda, cioè non aveva giocato da nessuna parte, perché non aveva giocato in Serie B, in Serie C aveva fatto. Quindi, però, insomma, c'erano lì nell'Under 19, c'era lui, c'era Tonali, c'erano diversi Ken, c'erano 4-5 bravi, e quindi poi l'abbiamo chiamato perché abbiamo detto, beh, proviamo, vediamolo com'è, perché un conto se è vederlo magari, poi beh, lo vedi in allenamento, è totalmente diverso. Invece, quando è venuto da noi, nonostante fosse giovanissimo, non avesse giocato neanche una partita di Serie A, comunque si vedeva che aveva personalità, aveva forza per l'età che aveva, insomma, quindi aveva solo bisogno di poter giocare. Poi la Roma gli ha dato la possibilità di giocare, quindi sono stati bravi. Sì, però, ok, no, sono d'accordo con te, però non è stato facile, comunque tu hai delle tue idee, ti piace un giocatore di qualità, ti piace il bel calcio, quindi anche in questo anno e mezzo comunque hai messo in testa a tutti i giocatori che l'Italia deve dominare il gioco, non deve giocare in contropiede o palla lunga e pedalare, cioè tu vuoi avere il possesso di palla e vuoi dominare, questo non si è visto, cioè non si vede da tantissimi anni, quindi questo sei tu, sono... No, no, ma questo però, insomma, anche loro lo fanno, lo hanno fatto, hanno cercato di farlo dall'inizio, anche quando le prime partite avevano un po' di difficoltà, poi piano piano hanno iniziato a crederci e poi le cose sono venute bene, quindi cioè, fare questo è ancora più bello, ecco, quindi, però, insomma, adesso dobbiamo cercare di vincere quando potremo giocare. No, forse anche cioè alla fine giocando l'Europeo prossimo anno Zaniolo lo recuperi. Sì, come no, prossimo anno, ma Quindi Zaniolo, credo che Zaniolo, tipo nei prossimi, fra 2 o 3 mesi sarà pronto, quindi per settembre sarà pronto, agosto-settembre sarà pronto, credo, quindi recupereremo. Ecco, speriamo solo di poter arrivare agli europei con tutti i giocatori che stiano, insomma, che possano star bene, ecco, questo, per questo è fondamentale. sì, no, sono d'accordo. A livello sulla carta, chi è più forte dell'Italia? Tu sai come la penso io. Io ti dico sempre una squadra. Beh, la Francia comunque che è campione del mondo, ha fatto la finale del campionato d'Europa, è una squadra giovane che comunque migliorerà ancora, ecco. Poi ci sono, secondo me, l'Olanda che sta ricostruendo, la Germania sta ricostruendo, la Spagna anche, sono tutte squadre che, il Belgio, sono tutte squadre che Spagna, Olanda, Germania sicuramente miglioreranno molto come noi. Quindi io credo che sarà un bel europeo. Secondo me all'europeo arriveremo con 5-6 squadre veramente forti, 5-6 nazionali veramente forti. E Sì. quindi, insomma, poi insomma, ce la giocheremo, però siamo fiduciosi, quindi questo è importante che insomma, ci arriviamo bene nel prossimo anno. Poi ce la giocheremo anche a livello
tecnico, che tu sai che è difficile giocare a volte con le grandi.